Perché non ti convince? Sto tagliando male, senza cura, in maniera disordinata. Ma non siamo a Masterchef, dai. Hanno messo la monnezza lontana e quindi tocca fare chilometri. Praticamente hanno chiuso tutte le strade, non si può rientrare, niente. Insomma, l'idea diciamo che era quella di farla completamente bianca. La confezione infatti dice azione anti-giallo. Non è proprio così. Eviterò quindi di mettere il blu, altrimenti diventa di nuovo verde. L'estate mi sta a pensiero. Ma quanto sono fighe queste rose? Guarda lì. Quindi domani devi andare a fare questa hair model. Faccio la modella di capelli, cioè mi tingono i capelli, è un convegno. È blu, dovrebbe essere blu elettrico, non lo so. Si poteva scegliere blu, viola, anche il viola non mi dispiacerebbe, però ormai ho detto blu, non so se si può cambiare. Non posso mancare, si è decolorato la barba e poi metà scurissimo, sembri un... Questo biondo qui è biondo color calciatore tedesco, non no, lo so è perché. color salone in Olanda. No, in Olanda, era in Svezia. In Svezia, vabbè, nord Europa. Svezia dai. O Norvegia? Aiuto, ma... Mi vuoi spiegare che cosa stai facendo? Allora, questa è una maschera all'argilla perché avevo la pelle un po' impura e questi sono i patch per il contorno occhi, che sono per ma non è che mi devi fare prendere un infarto tutte le volte. Che cosa mi stavi dicendo? Che sei orribile. Cioè, e tu mi dici che sono orribile in queste condizioni? Oh, appare ma famiglia Adams. Che bello il trattore che ti sbarra la strada. Eccola, eccola, dopo questa sessione di hair model. Vediamo più da vicino. È la luna, busso. No, è solo la per te. Ecco. Ah, ma non è una parrucca. Ah, è... No, non ti piacciono. No, per duzzo che le vedo meglio. Non ti piacciono. Racconta com'è stata questa esperienza. Non può mai attecchire un colore così forte, senza decolorazione, senza... Guarda, la luce del sole è proprio bello. Ora me li devo un attimino curare. Certo che tutte e due così. Che non servivano, perché bastava, ci potevo andare vestita tutta di nero, potevo... Normale, semplice, invece mi hanno mandato cambi, tacchi, cose. Per la dimostrazione pratica del lavoro, di come usare i prodotti, no? Ho fatto pure una bella piega, mi hanno fatto le onde. Però l'unica cosa che mi... sono sti occhiali che non ci azzeccano niente. Poi ho mangiato il farro a pranzo, leggero. E stamattina una barretta proteica. Oggi sono stata brava. Ora se c'è la pizzeria di pescaiola aperta mi piglio una margherita. Guardala. Vieni, ci facciamo un autosgatto. I grilli... Come i grilli? Lo so che tutto vuol dire quella cosa. E la banana. E cetriolo perché è cetriolo. E la zucchina perché è la zucchina. A Pisa c'è questo sexy shop che si chiama il grillo parlante. Perché qua in Toscana il grillo è la fava. Comunque non si può parlare. Non puoi dire un sacco di cose che riconduce all'uccello perché l'uccello è troppa malizia in giro. L'unico aperto. Oh, è grosso, pure bello caldo. Prima, non spiega. È una mania, io una volta... Spiega. Allora ci sono dei concorsi a premi, ma qua partono le cose sole. Aiuto, ci sono le casse indemoniate. No, si sentono le cose che suonano, qua c'è il salvatempo della coppa. Ho sentito. Però ci sono determinate regole, cioè quando ti chiedono di comprarne due pezzi. Cioè, quando basta comprarne un pezzo. E poi giochi lo scontrino con i dati, con il numero dello scontrino, l'orario e la data del punto vendita. Proviamo a fare una seconda decolorazione. E adesso aspettiamo un'ora. Ecco, allora, la seconda decolorazione non è venuta malissimo. Che dice la fatina dei capelli turchese? No, sembri etereo, sembri... un angelo. Io prendo una di queste. Sembriamo in un grande resort, in realtà è solo l'esterno delle stelle.
Ma l'esse lunga, quanto è romantica? Anche cioè, l'esse lunga il può tramonto, essere romantica. Il tramonto, ma che bel tramonto. Ma che spettacolo è? Zoom un po'. C'è in alternativa box dell'esse lunga e spuma. La frutta, ogni busta 3,99€. Due di frutta, fragole già tagliate, due panini. Ah no, questa è la piadina. Anche il tipo di pasta proprio molto... No, è spettacolare perché si sente presta, molto sia l'asparago che il pesce, perché la pasta l'ho cotta nell'acqua degli asparagi, ci ho messo la parte più coracea lavandola bene, grattandola bene, insomma. Ma che stai facendo? Impacchiamenti? È la protezione solare. Il posto promette bene, che dici? Sì. Molto caratteristico, rilassante. I miei capelli si intonano con la tua canotta. Ecco il mio pelo. Sei troppo trash con questa canotta viola. Là c'è pure la piscina. Ma per il check-in dobbiamo chiedere, no? Chiudi. Si guarda anche l'altra, così si sceglie se c'è sta possibilità. L'altra. No, ma qui funziona così. Non è malaccio, dai. Molta nonna. Un po' di vabbè, queste sono le classiche cose che uno si porta via come minimo, ovviamente. Questa è nonna proprio. Ma gli alpaca non abbiamo visto. Appunto. Gli alpaca se li possiamo vedere gratis, tanta roba. Là ormai si pigliano a San Sepolcro, si pigliano 30, 40 euro. La stalla per i cavalli. Sì, però ne ha già di non mucca per fare un bagno. E qua c'è la bagnacola anfetusa. Non è utilizzabile perché ci stanno facendo lavori. Non vuole le carezze, vuole camminare. Vuole camminare. Ehi, facciamo un giro ma senza correre come gli scalmanati, dai. Ti rotola, questa alpaca è un po' troppo grande. Ma è un'alpaca imbizzarrita. Ma come, di solito sono... di solito abbiamo dicono che sono... un'alpaca imbizzarrita. Sono quelli calmi, pacifici. Ma guarda che spettacolo di panorama, vieni, guarda. Sì, sì, guarda lì, sì. Guarda lì, guarda. Mamma, che risoluzione pazzesca c'ha. È pauroso, va. Cioè, sarebbe da fare un video di un'ora così, proprio. Sì, che meraviglia. Che spettacolo. Siamo al tramonto, ci sono i papaveri. Che spettacolo, sto video lo faccio durare un'infinità, non mi interessa, chi lo solo vuole guardare se lo guarda. Ma puoi anche ricavare spezzoni. No, attenzione, qua non è che ci possiamo intorcigliare. Sì. Alpachina! Vedi, ha paura. Ma perché ansima, ha paura? Ansima. Ma perché? Tranquilla. Tranquilla, è che... Che c'è? Perché sei impaurita? Come sei zozza, piena di... Che bello il pelo. Piano, 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 tranquilla. Torniamo? Ho visto il signore che era qua vicino. Ah, tanto andiamo, siamo andiamo, qua, andiamo. Qua è l'ingresso. Ma però che spettacolo, giriamo. Ma che spettacolo. Guarda che occhioni c'ha. C'ha gli occhioni grandi. Ma chi sta poverina dice, ma che conto un po' di coglioni questa qui, questi qui. Si calma così. Forse sul collo le piace. La testa non vuole. Insomma. Andiamo, dai. È più grosso, eh? Bello, questo è il marito, quindi. Anche a Castiglione del Lago non ci facciamo mancare le box di Too Good To Go. Questa è alla COP di Castiglione del Lago, c'è una cosa per fare l'aperitivo. Diciamo, le box sono sorprese. Ah, c'è uno stinco di maiale del reparto gastronomia. Frittura mista. C'è tante cose pronte per il reparto gastronomia, anche meglio così non dobbiamo nemmeno cucinare. Ah, fritto di pesce, c'è proprio. C'è porco, pesce. Tutto. Stinco arrosto, un altro stinco. Guarda come pesa. È caldo ancora. Mi mise a fare i servizi, cioè. Che cazzo sei?
C'è un mega animalo. Cosa? Le pulizie continuano qui. Ma buongiorno. Sì, sì, non vi facciamo nulla. Si piacere, avvicinano. Ecco qua. Si avvicinano. Grandi, ma siete carini. Beh, guarda lì. Anch'io sono d'accordo. Questo qui grosso. Uno alla volta parlata. Il Menchetti. Jonathan ci dice che mangiamo troppo. Ha ragione, io non mangio per vivere, vivo per mangiare. Ma è un cuore o un culo? Dai. È una meraviglia. Ciao. Ciao, bellissimo. Ciao. Sì, se c'è paura vibra il corpo. Sei contenta vibra la testa. Ti tocca. Sì, sì, okay. Da quello che ho capito, poi non so se è così, però mi sembra così. Ma è cucciolo. Che spettacolo. Darezzi te la mando, ma che la nana, ma non è questa. Mi sa quella, la nana. Però te guarda, anche noi l'abbiamo, perché guarda che affettuosa. Sì, certo. È la nana, probabilmente. Sì. No, dai, anche questo, metti. Sono al lato giardinaggio. Ma come sarebbe svegliarsi ogni giorno in un posto così, in aperta campagna? Aperitivo. Che spettacolo! Snackino più uno spritz particolare. Io faccio uno spritz, non mi aspettavo di trovarmi pure la frutta, così ti rinfresca pure il palato della menta fresca. Anche il bicchiere è particolare. Pisce al ragù di oca nostrale, tutta in roba del luogo voglio prendere. Agnello nostrale al coccio. Speriamo che siano veloci. Lui è bravo a vendere. A voi volatili, a colazione. Io sono come questi, c'è San Francesco, San Tommaso. Lo scopriremo solo vivendo e mangiando. Come antipasto non sembra malaccio. Pane semplice. Che dici? Io avrei messo più ragù. La corte dell'oca e gragnone sono più... Assaggiamo. Capretto cotto nel coccio. E agnello, sbagliato. Ciao Sergio, ti abbiamo pensato. Come mai è così scuro? Non capisco. Mentre Ester è al lavoro, mi rilasso un po' qui al lago. E fai di box. Ed è box mania. Ieri alla Coop di Castiglione del Lago, ora alla Conad di Castiglione del Lago, per non scontentare nessuno. Io spero che non ci siano cose troppo pesanti. Ora vai di salame, secondo me. Ma che è? Sono tipo, devono essere baccalà fritto. Vediamo. Polpettine non so di cosa. Lasagna, ma è un po' sfatta. Particolarissime. Qualcuno ha messo la bottiglia nel freezer. Ed è molto molto combinata. Male, molto male. Si fa il backup e si spegne tutto.